Grazie Presidente. Buongiorno, buonasera. Sì, mi sono permesso di chiedere all'interrogazione che insomma riveste carattere di urgenza poi a seconda dell'argomento che viene trattato, perché l'articolo 24, insomma al quinto comma, mi sembra che conceda questa possibilità. Si parla di interrogazione orale, sì, concordo anche con la segretaria, perché all'interrogazione scritta può essere data risposta scritta o orale, però poi c'è questo quinto comma che dopo le interrogazioni scritte, siccome non ci sono interrogazioni scritte, diciamo l'interpretazione estensiva della norma o autentica, così come vogliamo insomma ritenere più opportuno, penso ci possa concedere di fare anche l'interrogazione. Non la presento per iscritto perché insomma abbiamo ricevuto questa mattina della documentazione, quindi sulla base di questa documentazione desidero interrogare il sindaco sulla opportunità politica di revocare con effetto immediato la delega di vice sindaco e di assessore al consigliere di Lascio, perché è evidente che nella documentazione che ci è stata trattata, che ci è stata trasmessa, vi è un evidente conflitto di interessi, tenuto conto che la stessa partecipa alla titolarità di una stazione di rifornimento carburante qui alla Moneta. Ho visto che innanzitutto che le termine che ci sono state inviate si riferiscono al 2017, ma mi è sembra di capire che ce ne siano anche altre riferite al 2016. Il periodo della. Sì, va bene. Ho capito. Quindi vabbè, ci sarà una correzione anche della richiesta che il capogruppo andrà a formulare. Siccome su questo punto insomma vi è un importo che mi sembra che da un calcolo approssimativo che ho già fatto insomma si superino i 3.000 euro, e nello stesso tempo anche viene data motivazione di questa attività, il fatto che da una ricerca di mercato fatta dal comando di polizia municipale presso le stazioni di rifornimento di Lago Negro ci sia comunque una convenienza presso la stazione della Mavidil dello svincolo autostradale di Lago Negro, dedicata allo svincolo autostradale di Lago Negro Sud, ma invece a me risulta, dove oltretutto anche questo ente ha fatto rifornimento negli anni passati, che la stazione di rifornimento Tamoil della superstrada SS585 di Falabella Ricola, il rifornimento non era 1479 ma addirittura 1349 o 1369, quindi vi era convenienza in quella stazione. Si evidenzia quindi un tale conflitto di interessi che oltretutto anche su questa fattispecie concreta, rivolgendomi poi al collega Sabella, ci sono anche dei precedenti. Pertanto ritengo che insomma indipendentemente poi dalle decisioni che prenderà la consigliera di Lascio in merito, si tratta di un atto grave, si tratta di un atto che comunque oltretutto porta anche dal produttore al consumatore del denaro pubblico, perché leggo su queste determine che addirittura vi è anche un trattamento economico effettuato tramite economato, pertanto si parla di termine di fornimento, questo tipo di soldi si versano alla stessa consigliera, quindi insomma mi sembra che ci sia un giro pure abbastanza semplice e facile rispetto a questo tema che mi ha infastidito non poco, e penso anche che poi insomma indipendentemente dal fatto che circola anche voce che la stessa vice sindaco, non so però se questo risulta vero o meno, svolga proprio attività di gestione, perché a me sembra di capire, per quanto
mi riferiscono gli stessi dipendenti che effettuano non lavoro di programmazione ma lavoro di gestione, questo è che Lucia provvede ella stessa a scrivere le termine, le libere e quant'altro e poi a trasferirle agli uffici. Questo insomma potremmo poi capire dalla testimonianza degli stessi dipendenti se accade realmente o meno, perché il sottoscritto non vive quotidianamente l'attività amministrativa di quest'ente. Ritengo che questa però sia una gravità importante anche alla luce poi degli atti che andremo ad adottare in prosieguo, in quanto la stessa segretaria comunale, la dottoressa Tavarito, che mi sta ascoltando e quindi con pazienza e anche sinteticità insomma sta verbalizzando, a lei è mandato anche il compito dell'attività che interessa la trasparenza, l'anticorruzione e quant'altro. Pertanto proprio in quel documento che andiamo ad approvare quest'oggi ci sono tutta una serie di attività che penso, ma questo poi lo deciderà l'amministrazione, il sindaco in primis, ma anche gli altri, se in queste attività poi non si ravvisino anche dei temi, dei punti anche da sottoporre all'attenzione dell'autorità giudiziaria competente per capire se poi non all'opportunità politica che sottolineo e richiedo nuovamente al sindaco non ci sia poi un'attività che debba tutelare comunque la moralità di questo ente anche in ragione della trasparenza, del buon andamento e soprattutto anche della conduzione lineare e della perché insomma poi dico diventa facile per questo poi un tema politico che non interessa la gravità del fatto ma un tema che poi insomma riguarda più la politica, è facile dire che si rinuncia all'indennità ma poi si trova comunque il modo come recuperarla in altro modo. Quindi penso che su questo punto insomma ci possa essere risposta immediata da parte del sindaco Rana. Mi rendo conto anche della particolare difficoltà di questo momento, di questo atto, pertanto poi potrà decidere anche di soprassedere e determinarsi in separata sede. Grazie. Se ne passa, se non è uscita, poi chiediamo all'amico Mario Lamboglia di trasferire il video. Va bene, sindaco, preferisci la parola? Solo per dire, resto sconcertato dalle dichiarazioni, approfondirò l'argomento e al prossimo consiglio comunale formerò tutto.